Buonasera, grazie per quelli che sono presenti alla prima azione. Stringiamo. Si è disputata la Coppa Associazione Comunità di Puntala Golf Cup, giocata con Formula 18 Buche e Stable Ford Handicap. Due categorie. I premi sono gentilmente offerti dalla comunità di Puntala, che ringraziamo. Bene, bravi. Al tavolo della prima azione il dottor Francesco Perrienti, presidente della comunità di Puntala. Bravo. Si dà da fare, ve lo dico per ovvi motivi di promozione della nostra associazione, per tirare su in tutti i modi possibili e immaginabili, come spiegavo prima alla signora, tutto quello che era di prezioso, che purtroppo negli anni si è un po' appannato in tutti i sensi. Lo stesso livello di manutenzione, dalla strada all'illuminazione, dalla sicurezza alla pulizia e tutto quanto che si può far confluire nello stato di benessere, deve essere riportato necessariamente a un livello di eccellenza al quale eravamo abituati. Noi ci siamo costituiti per vedere di costringere, fra virgolette, con le buone, qualche volta anche con le meno buone, il comune di Castiglione, al quale versiamo noi 5 milioni e mezzo di sola IMU, a spendere almeno qualcosa più del 5%, 5-10% che riserva a noi, che siamo chiamati il Bancomat del Comune di Castiglione. Allora, andate a dirlo alla mia carissima amica Elena Nappi. Tanto ci vedi, la salutiamo perché ciao, Elena. Abbiamo il nostro canale YouTube con... Anzi, la tagghiamo stasera. Tanti seguaci, sì. Quindi lei ci segue, evidentemente ci ha concesso anche di recente iniziative di tutto rispetto, vale a dire dalla guardia medica, che adesso è oggi e ancora in funzione, sarà medica dal luglio e da agosto. Ci saranno due ambulanze, ci sarà il nuovo servizio navetta di traffico pubblico dal porto al Gualdo, dal porto ai Bagni, per permettere a chi ha un porto di arrivare via mare di poter andare in farmacia banalmente o al bagno, o in uno dei bagni. Imprezzatiscono la località. C'è un servizio di guardiania privata giorno e notte, perché pare che l'obiettivo, il massimo dei divertimenti dei nostri ragazzi, non miei, la mia ha solo 13 anni, ancora non fa guai, sia saltare sulle macchine, possibilmente belle, per vedere chi rimbalza più in alto, chi si diverte più, addirittura a dar fuoco ai cassonetti, cioè praticamente c'è uno stato di, fra virgolette, malessere giovanile. Evidentemente noi non possiamo entrare nel merito, rimandiamo ai genitori la cura e la preoccupazione per vedere di rettificare questo andazzo di valore. E insieme con questo evidentemente ci diamo da fare per tutto il resto. Abbiamo fatto di recente la quarta edizione del raduno delle auto d'epoca in occasione della sosta a Castiglione della Pescaglia della carovana della Mille Miglia. Macchina di assoluta eccellenza, storica e naturalmente economica. Grosso successo, la sindaca, che ringraziamo, ci ha riservato un parcheggio all'interno, un parcheggio soltanto per noi. Questo per dire tutto quello che può servire, e fra l'altro, ora l'ultima iniziativa, noi lo facciamo, l'ultima iniziativa parlando con l'attuale parroco, Annetto, Don Vincenzo, ci ha convinto che lo stato della chiesa, l'unica chiesa di Puntala, è a dir poco fatiscente, costruita dal 55 a 60 anni fa, presenta delle gravi lacune di impermeabilizzazione dalla cuspide, piove esattamente sull'altare. Ma sì. Poi c'è tutte le radici dei pini che hanno completamente dissestato il piano su cui scorre, per esempio, il cancello di legno, per cui adesso è diventato quasi impossibile, cioè tutta una serie di costi che abbiamo documentato facendo fare i preventivi da due architetti e un ingegnere. E noi invitiamo tutta la popolazione, i frequentatori di Puntala, di voler fare una donazione alla chiesa per questo. Dopo vi farò vedere la locandina se vi interessa, ma qui vogliamo parlare oggi della Coppa di Golf, che grazie a questi cari amici, puntualmente questa è la quarta o quinta iniziativa. Questa è la quarta edizione. Insieme se la quarta edizione, purtroppo oggi... Sono tutti andati a vedere la partita. Vedo molto poi. E c'è l'Italia e la Svizzera.
Io sono da vedere Gavorrano Follone. Sì, non c'è, perché giocano meglio. Qui ci sono diversi eventi sportivi e non in ballo oggi. Gavorrano gioca meglio. Oggi assemblee, partite. Oggi partite molto sentite. Molto sentite. Sì. Alle 18. Quindi, insomma, per cui niente. Io vi ringrazio per la partecipazione. Mi auguro di poter continuare con queste iniziative sempre più meritorie e di avere buon successo. Bene, grazie Francesco. Grazie Francesco, invito tutti a visionare poi il video della premiazione sul nostro canale YouTube. Iniziamo con la premiazione, partiamo con il primo signore sopra il 60, 36 punti, Romeo Fallone. Bravo Romeo, è già andato in gol. Partito. Primo signore con 35 punti, Federica Buonchistello. Brava, Federica c'è. Federica c'è. Da brava. Primo senior, primo Sleni. Ecco qua. Complimenti. Grazie. Brava Federica, ok. Molto bene. Passiamo alla premiazione della seconda categoria, dove vediamo il secondo classificato con 34 punti. Fabio Rosso, che salutiamo, perché è dovuto andare via anche lui. Tutti a vedere la partita. E Andrea Vichi, che anche lui insieme con Rosso e sono andati a vedere la partita. Fabio Rosso e ci ha lasciato. Fortunatamente nella prima categoria abbiamo presente il secondo netto con 36 punti, Lorenzo Leali. Bravo Lorenzo. Lo ritiro io? Sì, venga, venga. L'interposta persona. Sì, benissimo. Venga, ingegnere. Questo faccio finta di... Sì, va bene. Tanto... Perfetto. Alla grandissima. Ok. Fatto, basta. Io sarei il goli. Primo nel netto con 38 punti, Sandro Pagni. Bravo Sandro, che è partito. Primo nel nord con 25 punti, Stefano Selva. Bravo Stefano. Bravo Stefano, benvenuto alla federazione. Bene. Ok, perfetto.